Buonasera. Allora, dopo molto tempo che non parlo e volutamente non ho parlato anche perché rispetto a quel caos e a quella gazzarra che è stata sollevata dall'opposizione, abbiamo tutti insieme preferito di aspettare gli eventi. Il primo evento è che le persone che ho denunciato per corruzione in effetti sono state rinviate a giudizio perché la Procura della Repubblica ha ritenuto di dover rinviare a giudizio coloro che io avevo denunciato. E già questo è un primo punto, cioè io ho denunciato, non sono stato denunciato, tant'è che la Procura della Repubblica ha ritenuto responsabile di essere inviati a giudizio quattro persone. Prima cosa, e questo è un punto, voglio dire, inequivocabile. Secondo punto, le registrazioni che hanno messo i carabinieri per conto della Repubblica, sistema audiovisivo per conto della Repubblica, hanno evidenziato alcuni colloqui. L'opposizione, anziché fermarsi sui colloqui che poi e sui video che hanno potuto poi hanno portato poi a queste incriminazioni, si sono soffermati sulle raccomandazioni, sulla perla, su tante altre questioni che adesso noi abbiamo spiegato in Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale che abbiamo dovuto fare per, diciamo, a porte chiuse perché il Segretario Generale, e anche perché lo dice la legge, laddove si parla di persone, specificatamente di persone, il consiglio deve essere fatto a porte chiuse e per questo l'abbiamo fatto. In questo consiglio a porte chiuse, che cosa hanno fatto? L'opposizione ha registrato soltanto i suoi interventi, ma non hanno registrato un intervento del sindaco. Perché? Perché punto per punto gli abbiamo risposto la perla che sembrava che noi volessimo raccomandare uno stabilimento balneare al posto di un altro. Sapete com'è finito? Che quello stabilimento balneare, o quella società che noi volevamo favorire, è arrivata terza. Cioè perché la sua offerta è stata inferiore alle altre offerte. Le gare, le regole delle gare sono appunto la trasparenza e quindi chi offre di più è quello che si aggiudica la gara. La società Sofia ha offerto di più e si è aggiudicata la gara del 2022, ragione per cui è stata una bolla di sapone perché se si pensava che noi avessimo favorito una società, questa società su tre è arrivata terza, dove sta il favoritismo visto che invece ha vinto proprio quella che secondo l'opposizione non volevamo non far vincere. Ha vinto e quindi chiuso l'argomento. Stupidaggine detta e tant'è che sono scappati per non sentirsi dire queste cose. Seconda questione, incarico all'ingegnere. L'incarico all'ingegnere non è stato dato, gli era stato proposto. L'ingegnere ovviamente dopo varie analisi ha rifiutato, quindi non c'è stato nessun incarico, nessun incarico. Quindi di che cosa parliamo? Di niente. Terza cosa, l'assunzione alla multiservizi di uno più operai, cosa che noi avevamo proposto di fare un concorso riservato per la sanatoria, cioè per stabilizzare questi giovani che sono purtroppo precari. Io sono stato da sempre contro il precariato e laddove c'è stata la possibilità, come la multiservizi di Civitavecchia e come la multiservizi di Santa Maria, di stabilizzare i giovani, perché noi dobbiamo lavorare per la stabilizzazione, è questo che abbiamo proposto. Voi, il dirigente, ha preferito fare un concorso pubblico, l'ha fatto, concorso in via di espletamento, quindi nessuna assunzione c'è stata, nessuna assunzione, è chiaro questo? Terza questione, la raccomandazione Ferrovie dello Stato. Nessuna raccomandazione è stata fatta mai per la sorella di uno che non era neanche consigliere comunale allora e quindi non c'è stata nessuna assunzione. In che cosa è consistito questa raccomandazione che non è mai avvenuta? Niente. Allora, come vedete da queste cose, effettivamente hanno alzato un polverone per che cosa? Per nascondere che effettivamente la mala gestione, ma soprattutto la malaffare che riguardava non noi, ma riguardava qualcuno di loro, tant'è che al momento in cui dovevamo affrontare questo argomento sono andati via, sono scappati dal consiglio, Fiorelli, Angeletti malato e anche fratturato se n'è andato. Quindi noi abbiamo smontato punto per punto, hanno armato una gazzarra su questo argomento. La verità è che loro volevano è l'avviso di garanzia, è rinvio a giudizio, e volevano cioè organizzare le dimissioni del sindaco perché questa partita l'hanno persa, loro l'hanno persa sul campo e la vogliono vincere a tavolino non la vinceranno perché noi siamo convinti che abbiamo amministrato bene, abbiamo risolto le questioni di una città che il precedente sindaco l'aveva ammazzata, aveva fatto
purtroppo, diciamo così, un disastro finanziario, tant'è che noi porteremo al prossimo Consiglio Comunale una commissione d'inchiesta, apriremo ufficialmente una commissione d'indagine affinché vengano appurate le responsabilità contabili amministrative di chi ha provocato il dissesto finanziario e di chi ha provocato una voragine di riempire il nostro comune. Non l'abbiamo fatta finora perché ritenevamo di andare avanti e non guardare all'indietro, ma siccome all'indietro ci stanno guardando questi personaggi, noi porteremo questa commissione d'indagine che appurerà nel giro di qualche tempo quelle che sono state le responsabilità passate di aver prodotto un buco enorme per denunciarli ovviamente alla Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti si possa rivalere sui responsabili di questo disastro. Oggi noi adesso giriamo pagina, riallacciamo un rapporto con la città nonostante quelle casino che c'è stato, anche fatti personali riservati alla mia persona, di cui ovviamente ho già chiesto scusa a chi devo chiedere scusa, ma per il resto io credo che noi dobbiamo assolutamente governare e governare bene. Abbiamo cominciato a risanare il bilancio, l'abbiamo risanato, adesso ci abbiamo il 2023-24 soprattutto, che sarà l'anno delle opere pubbliche. La piscina, faremo tutte le scuole, faremo cioè tutto quello che è possibile fare, che è nel nostro programma e sul quale abbiamo vinto. Quindi noi chiediamo ai cittadini un po' di pazienza, abbiamo avuto 2 mesi quasi di stop, ma finalmente credo che ormai la città sia via a diventare un'altra città, perché in questo quinquennio Santa Maria sarà un'altra cosa e sarà la città bella che vogliamo, la città che sicuramente diventerà Santa Maria la capitale del turismo europeo, non turismo europeo. Forse abbiamo esagerato, ma sicuramente il turismo laziale diventerà certamente la capitale. Perché? Perché abbiamo il giubileo del 2025. Il giubileo 2025 noi dobbiamo essere pronti ad affidare e affrontare questa sfida che sarà decisiva per l'economia di Santa Marinella. Buonasera.